sentimento è sicuramente l'orgoglio, e perché appartenere a una società che è molto sensibile su questi temi è appunto un onore, e noi siamo contenti di poter partecipare a questo tipo di eventi che aiutano in particolare oggi le donne a cercare di combattere i maltrattamenti subiti soprattutto all'interno delle proprie case, per cui sensibilizzare il più possibile le persone a questo tipo di problema è fondamentale, e ripeto, siamo onorate di poter partecipare a questo evento e rappresentare la Roma. Oggi le vostre compagne sono attese dal ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Florenzia, voi non ci sarete perché infortunate, come procede il vostro recupero e una battuta sulla partita di questo pomeriggio? Per quanto mi riguarda il recupero procede bene, spero di rientrare presto in squadra, prima di cominciare ad allenarmi individualmente e poi piano piano rientrarmi con il gruppo. Sicuramente oggi non è una partita facile e scontata come può sembrare l'andata, perché ogni partita è a sé, però se scendiamo con la giusta determinazione e la convinzione che abbiamo messo nelle ultime partite, potremo riuscire a raggiungere la semifinale e quindi continuare il nostro percorso in questa competizione a cui teniamo molto. Il recupero è proceduto benissimo, comunque avevo ricominciato tutte le corse, il rinforzo muscolare, non voglio dire quando tornerò perché al momento sono concentrata soltanto sul recupero. Alla Coppa Italia sarà sicuramente un obiettivo, il campionato cercheremo di arrivare le prime due, comunque sono obiettivi che ci prefissiamo ogni anno e abbiamo iniziato bene questo 2021 con la giusta motivazione e la giusta determinazione. Il campionato purtroppo non siamo partiti alla grande, stiamo cercando di risalire il più possibile la classifica e vedremo a fine anno e tireremo le somme.